buongiorno, buongiorno. Vi avevo portato due prendo pezzi. Prendo due. Sì, io voglio quello senza corna, grazie. Preferisco essere l'asinello. È l'asinello. Senza corna, però, grazie, ma che carino. Però, visto che sei. Avete un presepe eccellente, per sì. cui forse me li riporto a casa. Però no, le portiamo a casa noi, tranquillo. Accomodati, Simon, mettiamoli qua. Io sono l'asinello e tu sei il bue. Sì. Che bue anche. Simona, bue. Bue. Tu sei bue. No, ma il bue a me sta bene, è meglio dell'asinello. Scusate. Maurizio, ti vedo. Una bella puntata. Non trovavo necessario sta canzone, devo essere onesto. Come? Sai che ci chiedono di cantare? È voi due che non E a noi che ci chiedono di cantare. Ma come? L'hanno chiesto? Scusa Maurizio, ci cimentiamo a ballare con i grandi artisti e a cantare con i grandi artisti. Dovreste prima imparare però. Perché noi avremmo voluto prepararci per Sanremo, però ieri sera hanno già detto i big. Ecco, io direi che non è il caso. No, cast pazzesco, grande Amadeus. Bravo. Abbiamo in gara Gianni Morandi. Ce l'abbiamo la grafica? Ci fate vedere? Ecco qua, ecco. Guardate, Achille Lauro in gara. Michele Bravi, Iva Zanicchi, guarda, Fabrizio Ivanka. Ma ci sono dei nomi incredibili, Percomi, le vibrazioni, San Giovanni, Massimo Ranieri, addirittura in gara, cioè un Sanremo pazzesco. Giusy Ferreri, la mia Giusy. Elisa, Noemi, e poi tanti giovani, insomma, un Sanremo ancora migliore degli altri due di Amadeus. E c'è pure fosse uno possibile. Del mio quartiere. Chi è? San Giovanni. Ah, io abito a San Giovanni. Tu abiti a San Giovanni? E lui canta. C'è il tuo quartiere lì. Sì, sì. Ma c'è uno che si chiama. San Basilio, un altro poi arriverà. Simon, che persino dicono Anna Mena. Le stelle? C'è persino Anna Mena, quella dell'intro. Ah, cioè, allora, dimmi le stelle Zanicchi cosa dicono. Non è vero. Chi? A Zanicchi non è vero. Sì, certo che è vero. A Zanicchi. Sì. Cioè, Zanicchi. C'è a Gianni Morandi c'è Massimo Ranieri del grande artista. Cosa ne pensi, Ola? Ottimo, è abbondante. Sì, tutti giovani. E poi tanti giovani. I Maneskin sono usciti da lì, perché Amadeus è anche un innovatore, oltre a mantenere la tradizione del festival, che è incredibile. Ma le stelle cosa dicono di Amadeus? Vedo un del sacco festival? Di sagittari, tra l'altro, che secondo me è un segno che potrebbe avere anche delle grandi chance. C'è Elisa. Dai, chi vince? Morandi è adesso l'ho appena visti, no? Così all'impronta. Allora preparati perché te lo richiedo domenica prossima. Certo, adesso me li preparo bene. Però per Amadeus tutto bene. Alla grande, Vergine. Vergine, in ascesa. Tutto bene. Perfetto. In ascesa. In ascesa. Partiamo con i corni? Allora, partiamo con i segni che hanno un corno solo. Con un corno solo della settimana dal 6 al 12 dicembre. Esattamente. Bene. Allora, troviamo il Cancro. Non me ne volete male, esatto. Ah, allora, Maurizio non ha un bel momento. Molto in sensibile. Realtà, il periodo è buono, quindi questa è solo una breve parentesi. Solo che potrebbe essere una settimana in cui siete un po' sotto pressione, soprattutto se ci sono degli esami, dei test sul lavoro o comunque delle situazioni più impegnative. Mm. Mettete da parte l'ansia perché va benissimo. Oh. Quindi grazie. Diciamo che è semplicemente un po' di pressione. Tu ce l'hai perché debutti a teatro, no? Sì, il 14, perciò sta settimana nera l'abbiamo fatta fuori. Esatto, è quella del camerino, prima di entrare in scena. Scusa, che ascendente sei? Che ascendente sei? No, ho capito. Che ascendente sei? Ascensore. Ascendente. Che ascendente? Ma com'è che è ascendente? Voglio far finta, non lo capisco, che è l'ascendente? L'ascendente. Cos'è? Spiegalo tu, io non so. Non lo fanno manco loro e moglie da me. No, lo so. Allora, l'ascendente è quando... Perché? L'ora... Esatto, dipende dall'ora di nascita. L'ora di nascita. Dove hai... Io non lo so, però io guardo... L'ora di nascita. Natale, ecco. È giusto? Cielo Natale. Brava, Giola. Cinguetti, stai a complicare sta cosa. Guarda, io non lo so, però sai Natale, capito? 23:30. 23:30 potresti avere l'ascendente pesci. No, sai perché te l'ho chiesto, Maurizio? Mauri, io li ascolto tutti e due e poi seguo quello più fortunato. Lui preferisce la carne. Capito? Per questo io sono un po' più, devo dire, un po' più sulla carne. Per me ascendente metronotte. Ascendente metronotte. E comunque no. Questa settimana per il Cancro solo esatto. Un cornetto rosso. Sì. Allora, poi farà abbiamo... il Cancro, no? Poi c'è? Sì, anche perché ha l'ascendente, credo, Ariete, per cui vedrai che l'Ariete invece... Oh, è eccomi, no? Da sta puntata escono schifo, dai. Triste, eh? Andiamo avanti. Abbiamo i gemelli. Dai! Allora, i gemelli stazionano in questa zona da un po' di tempo, però una posizione in più. È una settimana di confronti, è una settimana in cui ci possono essere delle discussioni, in cui c'è bisogno di andare dritti al punto. Il problema è che i gemelli stessi adesso non sanno bene che pesci prendere, quindi hanno l'idea un po' confusa. Paolo Lanza, su tre settimane che c'è un cornetto. Esatto, Annaggia, uno Paolo. Solo. Cioè... Ma Simon,
potresti aver dei due tu in zona frontale. Bene. Mannaggia. Allora, andiamo avanti, abbiamo la Vergine, anche la Vergine con un cornetto. In questo periodo vi sentite un po' come il grillo parlante che cercava di mettere in guardia Pinocchio su certe situazioni che potevano essere rischiose. Pinocchio non gli dava retta e anche a voi in questo periodo non danno molto retta. Soprattutto... Ma li mandasse, come ha fatto poi il grillo parlante con perché, Pinocchio, esatto, perché... Arrivò. Però imponetevi e cercate di mettere in riga, di dare le vostre regole, perché in questo periodo insomma avete le idee più chiare di tutti, quelli che vi stanno attorno. Ah, bene. Poi abbiamo lo Scorpione, momento di grande diffidenza sul lavoro, in amore siete più gelosi che mai, soprattutto se avete una storia a distanza o se vi dovete spostare di più per lavoro. Però cercate di non mettere sempre alla prova l'altro, se veramente ci sono dei motivi di sospetto, investigate come sapete fare voi, che d'altronde esatto. È uno Scorpione. Ah, perché a forza di tirare la corda... E poi si spezza. Si spezza, Tira oggi, tira domani. Io non so niente, sta tutto lei sull'orologio, tutto lei. Insomma. Bene, adesso passiamo a quelli medi, che hanno tre cornetti. Qua siamo un po', come diciamo... Sale e pepe? Di Bosco di Riviera. Esatto. Caldo, freddo. Treno, scoglio? Né di me, né di te. Andiamo avanti, Vicky. Allora, abbiamo il Leone. Prosegue un periodo di battaglie sul lavoro, di situazioni da affrontare. In amore, certo, voi non la date vinta facilmente, però in questo momento... Diciamo che un pareggio è la cosa migliore, ecco, cioè se un compromesso aiuta a salvare una situazione di lavoro o a mettere in pista un rapporto, meglio accettarlo, anche perché da metà dicembre le situazioni migliorano moltissimo, perfetto. Quindi vale la pena. Poi abbiamo il Capricorno. Sempre con tre cornetti. Sempre con tre cornetti. In questo periodo il Capricorno ha la sensazione di stare in un film francese dove si parla tanto ma succede poco, per cui ci sono delle situazioni che vanno a rilento, delle risposte che non arrivano, anche delle nuove situazioni in amore che non fanno grandi passi avanti. Non siate frettolosi perché alcune novità hanno bisogno di tempo, ma non resterete delusi. Quindi insomma bisogna darsi un po' di tempo e non accelerare troppo certe situazioni. Ok. Poi abbiamo i Pesci. Anche qua tre cornetti. In questo periodo i Pesci avete un po' il peso del mondo sulle spalle, certe situazioni sul lavoro si fanno più impegnative, certe responsabilità pesano un po' di più. In realtà siete anche molto stanchi, ma state costruendo moltissimo, quindi tenete il punto perché presto ve ne renderete conto. Perfetto. Il tempo è poco, però il cielo dell'amore è buono, per cui trovate il tempo per fare un giretto. E l'acqua, il diciamo giretto noi. Bisogna giretto sempre farlo. Farlo. E l'acqua è popa, è poca, popa. E la papera non galleggia. Esatto. E chiudiamo questa quartina con tre cornetti proprio con l'Ariete. No. Allora... Leggermente più giù della settimana scorsa, ma sempre buono. Siete cavalli di razza, ma in questo periodo diciamo le vostre idee sono vincenti, ma non sempre vengono capite o vengono accolte al primo colpo. Soprattutto sto prendendo di tutto dal punto di vista della salute e preferirei che si... E anche lì, esatto, c'è un momento un po' di calo fisico, però diciamo questo, dal 13 di dicembre, quindi ci siamo, Marte, che è il vostro pianeta guida, torna a favore, per cui non solo siete più determinati e più forti, ma anche più energici, quindi anche questo calo fisico si recupera alla grande. Perfetto. Allora io vorrei da ridere, non so perché mi fa ridere. Lo so anche a me, così. Non si rende conto quello che fa. Energici, Ola, tu mi insegni energici dentro? Sì. E l'acqua è poca. E la papera non galleggia. Così. Che va sempre bene. Allora mi raccomando, continuate a mandarci i vostri cornetti. Guarda, poi magari leggiamo i messaggi di chi ce li ha mandati. Ci mandano tutti i cornetti da casa. L'indirizzo è via Novaro 18 00195 Roma. Che è l'indirizzo suo di casa. Esattamente. Anche nelle botte. Adesso io vi lascio. Vi lascio, così magari nel frattempo tu riesci a capire qual è il suo ascendente. No, vabbè, è una banda. Io spero che sia finta sta puntata, non sia vera. No, io vi lascio. Bentornati, Citofonare Rai 2, a volte ritornano ed è ritornato anche Simon in The Star. Poi i cornetti che ci hanno mandato da casa. Ci hanno mandato da Fragola due sorelline, Marta e Lucia, che salutiamo. Certo, ciao Marta, ciao Lucia. Eccoci qua, mandateceli in via Umberto Novaro 18, come hai detto. 00195 Roma. Allora, quali sono, caro Simon, i segni più fortunati della settimana? Allora, qua la cosa si fa interessante, cinque cornetti, partiamo dal Toro. E questo è un colpo di scena perché sono due mesi che non vediamo il Toro in quest'area.
finalmente Marte molla l'opposizione, per cui non è più una continua lotta, si comincia, diciamo, a togliere questo freno a mano, ad andare più spediti, e cominciano a girare anche i soldi. Per cui è un momento di ripresa per il Toro, così come lo è per l'Acquario. Scusami Gigliola, tu sei stata zitta, zitta, ma il tuo segno non ce l'hai detto, hai ascoltato tutto. Qual è il tuo segno? È... Sagittario. Il segno internazionale Sagittario. Dello zodiaco, il grande esploratore. Che ancora non è uscito, non quindi è uscito. Sarà tra i 5 fortunati, vai. Esattamente. Allora. Tanto so che ho tanti cornetti, esatto. Quanti non lo cinque. So. 5. 5 che è il segno fortunati. Allora, l'Acquario, arrivano i rinforzi dopo alcune settimane in cui vi siete sentiti più insicuri, magari avete anche un po' dubitato delle vostre capacità, invece arrivano conferme, arrivano miglioramenti sul lavoro e anche attestati di stima da parte di persone che contano. Eppure in amore si ricomincia. Bene. Sale l'autostima, quindi forza Cloris. Vai Cloris. E... l'abbiamo chiamato, eccolo qua, il Sagittario. Eccolo. Allora, io sul Sagittario vorrei proprio utilizzare le parole di Gigliola Cinquetti, che è Sagittario, cioè qui comando io, questa è casa mia. Questo è un momento in cui il Sagittario ricomincia a dare le regole, per cui non abbiate paura di imporvi, anche perché con questo cielo vi ascoltano e ve la danno vinta. Per cui come è vero, come è vero. È vero, bene. Mi danno retta come mai prima nella vita. Infatti, fantastico. Il momento in cui il Sagittario ha grande polso. Bene. Ultimo segno con 5 cornetti. E l'ultimo segno è la Bilancia, per cui è un momento d'oro per la Bilancia. Ci sono il Sole e Mercurio nella casa del dialogo, quindi potete dire, essere ascoltati, chiedere miglioramenti, ottenere risposte, quindi è, diciamo, un cielo che da tutti i punti di vista è in grandissima ascesa. E sveliamo il corno d'oro della settimana. E lo diamo proprio alla Bilancia, che se lo merita, per cui sicuramente, diciamo, da qui in poi... da qui a fine anno sarà un crescendo. Mio marito è Bilancia. Ecco. Ah, bene. Coppia vincente. Andiamo al tavolo. Coppia perfetta. Sì, ma prima io farei dedicare... No, veramente dicono che non vanno d'accordo per niente. Infatti abbiamo litigato tutta la vita. Però... ma quelle sono le coppie che funzionano, quelle che litigano, secondo me. Sì. Se no, non vale. Il cancro purtroppo l'avevamo lasciato in basso, però dalla settimana prossima invece andiamo a crescere. Comunque ragazzi, nel segno fortunato del corno d'oro, il grande zucchero, un omaggio da parte della band, vai! Per colpa di chi?